Io oggi sono stato a colazione con Angelo, ministro di Grazia e Giustizia, con Angelo Alfano, con Gianni Letta e con Silvio Berlusconi. Questa è una notizia. Guarda, Silvio, del 14 non parliamo nemmeno, ma hai capito? Lui mi conosce anche. E non ha parlato del 14, abbiamo parlato poi del 6, la giustizia, il carcere, accidenti, tutte quante le altre cose gravissime, le urgenze vitali della situazione nella quale viviamo, lui come nelle condizioni in cui si mette. Siamo l'unico gruppo che, piccolo, che ha votato tutti i membri contro la fiducia, mentre quelli che hanno fatto passare la fiducia, due sono di Tonino, del grande oppositore. Gli ho ricordato, guarda, Mitterrand, che era una persona diversa da lui, una volta quando sentì con l'attentato dell'Osservatore di essere stato tradito dai migliori amici, stette ad ascoltarlo e a un certo punto andò via e disse: la carne è fresca, la chair è fresh. Diceva, andava a fare l'amore. Dico, guarda, a te è successo probabilmente già nel 2006, hai capito, hai perso le speranze che pensavi di poter fare e da quel momento la carne è fresca. Quello che voglio per esempio dirti è che la magistratura di Milano, giustamente, è vero, Madonna, dico tutti quanti per 2 mesi, tutto quanto è continuo, eccetera, magari è tutto vero, ma porca miseria, basta un terzo di quello a livello di sputtanamento, no, Bruti Liberati, che erano democratici. Quest'altri, i miei compagni presunti, quello è il genio del male, quest'altro dovrebbero essere il genio del bene, sono stati tutti a corte, convocati da Santoro, anche Pierluigi Bersani, tutti sanno che noi abbiamo avuto una predisposizione, tutti a corte, manco Vauro, hanno chiamato Formigoni, 5 milioni di persone l'hanno assistito. E manco Vauro ha detto, noi lo chiamavamo Firmeconi, no? Non ha fatto nulla, niente. E il nostro Pierluigi non ha fiatato, tutti a corte di regime. Allora capite, queste sono le cose che bisogna comprendere ed è per questo stiamo per fare, abbiamo escogitato qualcosa, per fare un'estrema battaglia per ridare un po' di democrazia. Consentire, come accadde drammaticamente nelle elezioni europee, per intervento ufficiale del Presidente della Repubblica, no? La gente si poteva giudicare. Si passò dallo 0,4 di previsione in 20 giorni al 2,45, ma il PD aveva ottenuto il suo obiettivo, escluderci dal Parlamento europeo dopo 30 anni. Il PD, quello che non era riuscito a escluderci dal Parlamento italiano, come ha fatto Veltrusconi con una legge Berlusconi-Veltroni, per far fuori tutto il resto della sinistra, questa è stata l'operazione Veltroni, e c'è riuscita. Con noi ogni giorno ci provocavano, ogni giorno davvero ultimatum nel loft, perché lui è americano, loro sono riformisti, eccetera, di una volgarità terrorizzante, a pensare, ma questi, ma voi rappresentate? E a questo punto erano convinti che anche noi avremmo detto, ma ci state mortificando, dobbiamo, non possiamo presentarci come liste quando, come liste rosa nel pugno, avevamo determinato non per 24.000 voti, per 400.000 voti tolti a Berlusconi e 500.000 avuti,
avevamo in quella condizione, con la rosa nel pugno, determinato la vittoria dei buoni a niente contro quella del capace, davvero, ma davvero di tutto, eppure di andarsi a farsi fottere, purtroppo, se anche vuoi impedirtela. Ecco, oggi abbiamo visto questo, continueremo così.